La storia del Ponte Belvedere sembra una storia infinita, mancano ancora i documenti della validazione del progetto che sarebbero dovuti già arrivare, ma il rapporto ad oggi non c'è e lo ha detto chiaramente il dirigente Roberto Evangelisti, chiamato a rispondere alle sollecitazioni della quinta commissione comunale che ha sollevato di nuovo il tema. La validazione ad una società specializzata era stata affidata per dimezzare i tempi e non attendere quelli del genio civile, ma a quanto pare ci sono nuovi intoppi, come ammesso da Evangelisti stesso, e c'è solo un rapporto intermedio di verifica che evidenzierebbe alcune non conformità del progetto esecutivo, attacca l'opposizione. Sul ponte si ironizza sul web, sulle tempistiche, ma l'opposizione continua a chiedere conto e non vuole saperne di rinunciare appunto alle domande. Paolo Romano è tra i più pungenti, ci sono troppe questioni aperte a partire da quella del RUP. Richiederemo un'ulteriore commissione di vigilanza e controllo perché le domande che avevamo poste ancora non trovano quelle risposte adeguate. I problemi sono sempre gli stessi, pensate al RUP. Il RUP è dimissionario, l'ingegner Mario Di Gregorio, e il RUP non è stato più sostituito. Questo che significa? Il RUP ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda il Ponte Belvedere. Quando si vuole fare, per quale motivo il dirigente del settore è stato costretto a richiedere un quesito all'ANAC, che non è un parere ma è semplicemente un quesito, e il segretario generale dell'ente non ha dato risposte sul problema del RUP, e poi i problemi che riguardano la velocità e quindi anche i tempi contrattuali, ancora non abbiamo ricevuto delle risposte certe e queste le possiamo ricevere solo attraverso quella lettera d'invito che ci dice che si poteva andare oltre, quindi nella sospensione, e quindi andare oltre quei tempi, i 200 giorni che erano stati stabiliti. E poi il problema delle spese, perché io credo che andiamo incontro ad un aggravio della spesa per quanto riguarda il Ponte Belvedere e andiamo incontro ad ulteriori ritardi. C'è anche il problema di Viale Duca degli Abruzzi per Romano, lì ci andrà la scuola Giovanni Paolo XXIII. Una volta ricostruita è la casa dello studente, se non si ricostruirà il ponte come si farà ad accedere a questi servizi, si chiede Romano?